Ciao, bentornati in una nuova puntata di Pokémon Giallo. Oggi vedremo il percorso per arrivare ad Aranciopoli. Come state? Tutto bene? Bene, iniziamo. Adesso non mi ricordo se devo andare giù per di qua o a destra. Boh. Cerchiamo. Di qua no. L'ultima volta avevamo battuto Misty ed eravamo stati alla pensione a depositare Sandresh o Sandrew, a seconda di come uno lo vuol chiamare. Ah, sì, giusto di qua. Ciao, hai un cubone? Vuoi scambiarlo con un Machoke? Cass? Se ce l'avevo te lo do anche, ma purtroppo. Poi quello lì è l'unica tattica per ottenere in sto gioco Machamp se non avete amici con cui giocare. C'è chi perde della roba nella via sotterranea. Vabbè. Niente detector, niente roba. Vediamo se c'è qualche Pokémon interessante. Solito PJ del cavolo. Che cazzo, sempre PJ, cioè. Ciao ciao PJ, è stato bello conoscerti. Sfidiamo questo allenatore. Non ci sono molti coleotteri qui. Oh, già se li catturate tutti voi per forza. Pigliamusco vuole lottare. Weedly, oh, sempre i soliti due Pokémon in cross. Che cacchio. Le bave, facciamo attacco rapido. Pikachu riceve 187. Caterpie. Lo stendiamo con Charmander, così magari si evolve. Facciamo salire un po' sto broccone, cavolo, sono a 10. Dai, Dio buono. Mamma mia, cioè. Lentissimo sto gioco, mamma mia, una roba. Dai, oh, ecco qua. 181, sale di un livello, vai così. Vediamo sta per la rovina. Che cacchio mi cambia. Cioè, abbiamo Charmander. Cioè, ormai è talmente lento Charmander che ci vuole il bastone per attaccare, cavolo, cioè un vecchietto costo 1000 bave, cioè ormai, cioè, non so, che culo, non ci ha avvelenato, cioè, che culo, brutto colpo, iniziamo di nuovo con brutti colpi, questa serie dovevo chiamarla non Pokémon Giallo, ma serie dei brutti colpi, cioè. Cioè, io sinceramente guardando video degli altri non ho mai visto così tanti brutti colpi, cioè, secondo me, boh. Parliamo con questo. Lo faccio solo per amore, lasciami in pace. Stai calmo, eh? Cioè, stai calmo, cioè. Cazzo, cioè, Madonna. Weeping Bell. Però. Weeping Bell è paralizzato. Adesso mettiamo Charmander. Vai, avvolgi botta, Dio buono. Cioè, vabbè, dai, è paralizzato tutte le volte e riesce ad attaccare. Che cazzo è Gesù Cristo? È Gesù, non è Weeping Bell. Dovevi chiamarlo Gesù, non Weeping Bell. Dai, va a tarpare il culo. Cioè, dai, vabbè. Cioè, Madonna. Dai, cioè, che
cavolo, mi fa girare le balle quando fanno così poco, veramente. Cioè, sa da tanto da tarocco, cioè, cacchio, è mortale. Oh, dai, uso braciere. Tiriamo giù anche questo Pokémon, cazzo. Madonna, se li caviamo poco. Ma che cazzo, cioè. Ma no, non so io, cioè. Cava così poco braciere, è anche super efficace. Ecco, un brutto colpo ci voleva. Dai, dai che gira la fortuna, dai Dio buono. Niente, non cava più niente, è incredibile. Cioè cava più lui frustata, che non è molto efficace. Cioè poi non c'è tutta sta differenza di livello, sinceramente, cioè, vabbè, dico niente. E vai. No, no, aveva rimasto un po' di vita, non ci credo. Non ci credo, non ci voglio credere, non ci voglio credere, ma non è vero. Non è vero, non è vero ragazzi, non è vero, non è vero. Non è vero. Santo Dio, non è vero. Madonna. Pikachu in questo Pokémon qua non si evolverà mai in Raichu. Quindi arriveremo con Pikachu al 100, mai evoluto in Raichu. Nenipop per il mio amore sparisce. Cazzo, qua tutti nervosi, cioè sto amore, cazzo è odio, altro che amore. Mettere Junior vuole lottare, cubone. Oh, il cubone che serviva, cavolo, se potevamo rubarlo, Dio buono. Tipo la Team Rocket. Magari più avanti farò anche, proverò a vedere se riesco a trovare una ROM su 2-3 giochi magari ideati sul Team Rocket, vediamo se riesco a trovarla perché mi piace giocare con i giochi originali, ma se ci riescono a trovare magari qualche ROM carina che faccia un po' ridere, si può anche provare a scaricare un emulatore così e provare a giocarci. Adesso vediamo. Intanto qua vediamo il bot in testa devastante di Cubone. Però va giù anche Cubone. Ah, ci ha battuto allenatore junior. Allenatore junior è impossibile. Tanto facciamo big money. Super big money. Adesso questo ci avrà altri coleotteri, sicuro. Non ti ho mai visto in giro, sei in gamba. Sei in gamba, no? Sono in braccia, dai. Butterfree. Usa un fantastico Butterfree che mi meraviglio. Ciao ciao. Abra 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 abra. Vediamo se abbiamo culo di catturarlo. Ho subito tuono onda così aumentiamo la percentuale di poter catturare Abra. Nemico usa teletrasporto. Oh, fallito! Oh, che bucio! Vai, Pokéball, dai, dai, dai! Ma vaffanculo! Niente, è stato bello. Cavolo, Abra. Vabbè, tanto al massimo lo vinciamo là, come cavolo si chiama lì dove. Al casino lì, quando andiamo a fare le missioni più avanti del Team Rocket. Ho spoilerato un pochino. Tanto voi non vi ricorderete dove sarà il posto, quindi ci sta. Bene, 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 bene. Andiamo avanti. Dici a me, bene, giochiamo. Non ho detto niente, cioè non ho parlato, dici a me. Cioè, dici a me, passo io, mi rompi te. Cos'è? Una tecnica d'approccio. Ah, vabbè. PJ, Pikachu, devastante, come sempre. Ti saluto, brutto colpo. Un altro brutto colpo, ragazzi. Ancora PJ. Sempre Pikachu. Attacco rapido. Buon buon che siamo di livello molto più ampio. Perché sennò poteva far male.
Cosa fa? Ah, questa ha solo dei pigei, gli piacciono gli uccelli, eh? Gli piacciono gli uccelli alla signorina, eh? Vabbè, a parte gli scherzi, salutiamo anche quest'altro pigei. E ciao ciao. L'altro giorno non ha funzionato, eh. Cioè, gli uccelli li devi usare in altra maniera, a quanto pare. Volevi parlarmi? Cioè, che ha fatto questi dialoghi? Cioè, io tiro dritto e volevi parlarmi. Cioè, ma chi cazzo ti caga? Ma chi ti vuole? Cioè, un truccello. Gente fissata con gli uccelli, sto gioco. Che cazzo, cioè, fissatori con gli uccelli. Oh. E ciao. O con i volatili, se vogliamo essere più precisi. Tipi volo. Cerca di imparare fulmine, finalmente. Certo che voglio imparare. Certo. Certo che sì. Cancello schianto che tanto fallisce 200 volte su 10, quindi perfetto, abbiamo anche imparato fulmine. Adesso siamo potentissimi. Una bestia, mamma mia. Raticate, che a noi manca. Nidorina, doppio calcio. Vediamo quanto gli fa. Più veloce Raticate di Nidorina. Interessante. Raticate nemico esausto. Ash ha battuto allenatore Junior. Junior non ho cominciato io. Bene, cioè, come non ha cominciato? Ha fatto tutto lui, poi dà la colpa a me. Cioè, io sta gente non so io. Hai visto la MNA ancorata al porto? No, sono appena arrivato. È vero che un Pokémon di livello superiore è più forte, però tutti i Pokémon sono vulnerabili a certi attacchi. Dunque non ci sono Pokémon invulnerabili. No, grazie. Il mio Pokémon allenato è svenuto mentre camminavamo. Che sfiga. Anche se di pari livello, i Pokémon possono avere abilità diverse. Un Pokémon addomesticato è più forte di uno selvatico. Quello sì, in teoria sì, perché il Pokémon selvatico di solito potrebbe usare mosse sbagliate, però lì dipende tanto dall'intelligenza artificiale, perché cioè, non direi che è proprio così, però cioè, non dico niente. Comunque siamo giunti alla fine della puntata. Vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti quanti!